Diamante in Calabria, un giorno qualsiasi di un anno qualunque, è nato come ha potuto un italiano come noi. È contento di essere italiano? Sì, se fosse un italiano ricco. E lei, signore? Sì, sono contento perché si sta bene. Sì, sono contento perché c'è un bel panorama, un bel mare, un bel cielo, c'è tutto, non ci manca proprio niente. E lei? Sono contento perché siamo religiosi, abbiamo il Papa, abbiamo le cattedrali, abbiamo assisti. E lei, signorina? Sì, perché gli uomini italiani... E lei? Come? È contento di essere italiano? Contento, c'è un motore in moto. Ho detto, sei contento di essere italiano? Sì. E lei? Basta mi danno i soldi, sono pure marocchino. E lei? Io penso di sì, ma sarebbe opportuno chiedere alla mia signora cosa ne pensa. Sì, se ci fosse il divorzio. Sì, perché non c'è il divorzio. E lei? Mica tanto. No. Sì. No. Ma certo. Sì. E lei, signore, è contento di essere italiano? Sono domande da farsi queste. L'Italia è lunga 1500 chilometri e 3000 anni. La sua biografia va dalle palafitte ai grattacieli che si vanno moltiplicando nelle zone residenziali delle grandi città. Prima che la dominassero i grattacieli, si accovacciava attorno ai campanili. Dal campanile di San Marco a campanile Sera. Non siamo forse dei campanilisti? È un'antica terra dove sono passati un po' tutti nei secoli e dove tutti, bene o male, hanno lasciato un po' di tutto. Grandezze e miserie, tristezze e splendori, debiti, crediti, conti in sospeso. Un paese straordinario, pieno di contraddizioni. Qui non pretendiamo di darvene il ritratto ufficiale, vogliamo solo mostrarvene alcuni aspetti eccezionali. Visto così a volo d'uccello, può sembrare un grande giardino. Un tappeto affascinante. Può sembrare a tutti una patria ideale. Anche alle giovani paperine d'importazione.
bamboloni, che ne pensate di noi italiani? Ci piace il vostro modo di vivere alla giornata. E di quelli che vivono alla nottata? Fantastici, meravigliosi, belli. Allora ci state proprio volentieri qui da noi. Fantastico! Wonderful man! Bello, bello! Ci piace il paese, la gente. Si mangia bene. Beautiful country, the food is good. Oh, and the people are so hospitable, the people are wonderful. Per voi, i nostri giovanotti non sono troppo piccoli, troppo bruni, troppo affumicati. Insomma, preferite questi o quelli? In genere sono più belli degli americani, ma fanno troppi complimenti. Un americano legge il giornale anche vicino a una bella ragazza. Gli italiani, invece, i complimenti degli italiani, però, non sono sinceri. Li fanno a tutte le ragazze. Molto belle, molto belle, molto belle. It's not true because I say it to all the women. Dunque, belli ma bugiardi. Forse è vero. Prendiamo per esempio la faccenda dei muscoli. Una volta gli scultori più famosi gonfiavano perfino quelli dei profeti. Figuriamoci quelli a lievito di birra che oggi pulsano, palpitano, guizzano alla finalissima per Mister Italia. Qui niente oriundi, tutti nostri, tutti fatti in casa, come le tagliatelle. L'ultimo campionario della defunta battaglia autarchica. Ma purtroppo, come si dice in Umbria, muscolo non fa mascolo. Dateci 10 minuti al giorno e vi faremo diventare atleti. Anche voi potete acquistare una personalità. Tutti Superman, col metodo Taurus. Sì, ci vuole altro. 20 secoli di pasti a base di insalate e pomodori non si cancellano con un colpo di reni. Però loro tentano. Frequentano i muscolifici. Sono barbieri, fattorini, meccanici, commessi, perfino studenti. Si applicano, si dedicano, si sacrificano. Sono i Vittorio Alfieri del muscolo. Voglio, voglio, fortissimamente voglio. Ognuno coltiva pazientemente il suo muscolo come un vaso di fiori sul davanzale. Ognuno spera di diventare qualcuno. Dati i tempi, non è improbabile. Molto meno probabile che abbiano fortuna questi muscoli, che servono a lavorare per vivere. Qui la Sicilia non è quella dei manifesti turistici. Niente cielo blu, niente profumo di zagara. Per i solfatari che scavano, scavano, a lire 2275 al giorno, il cielo è di pietra. Perdono i denti, perdono perfino la virilità. Non hanno speranza. Respirano tutti i giorni per ore e ore quello stesso zolfo che ci toglie il fiato quando accendiamo un semplice fiammifero da cucina. Che ci importa di loro? Questa è l'epoca della stratosfera, della ionosfera, della luna. La lunga notte di questi italiani come noi, tutto sommato, ci lascia indifferenti. Per queste italiane, invece, le notti sono sempre troppo corte. Se potessero emigrare, non avrebbero incertezze. Sceglierebbero, nonostante il clima, i paesi artici, dove le notti durano 6 mesi. Il paese delle foche. Le antemarcia, anzi antemarciapiedi, erano 10.000. Una divisione sparsa in 543 case chiuse. Oggi sono 100.000, un'armata. Con tutti i suoi corpi specializzati. Abbiamo le motorizzate, le telefoniste, dette anche squillo, quelle di sanità, ovvero massaggiatrici a domicilio. Sono le amazzoni dell'iniziativa privata. Hanno i loro problemi di concorrenza. Si fanno pubblicità sui quotidiani. Hanno imparato anche loro a curare le public relations. Ormai non scandalizzano più nessuno.
fanno parte del paesaggio urbano e, come si sa, la nostra Costituzione difende il paesaggio. Eccole qua, sorprese dai nostri battitori di mezzanotte. Di giorno chissà quante ne incontrate, ma non è così facile riconoscerle. A quest'ora non vi sono dubbi. Sono loro, le sentinelle dell'amore facile. Le pattuglie notturne del... Vieni, caro. Le specialiste del... Bel moretto. Scusi un momento, signorina. Signorina! Prego, signora! Come si chiama, signora? Ma non in arte. E perché lo fa? Cosa? Quello che fa. Per tirare avanti, ciò. E riesce a tirare? Ma non è contento. Stava meglio dentro o fuori? Prima che c'era più sicurezza, adesso più fantasia. Che ne pensa della signora Merlin? È un'italiana come noi. Ma ci sono anche gli anfibi. Quelli che la signora Manon considera concorrenti sleali, che all'anagrafe si chiamano Giuseppe, Giovanni e Michele, ma fra loro si chiamano Matahari, Vipera e Butterfly. Il fascismo ne mandò molti a lavorare a Carbonia. Meno carbone, minatori più stanchi. Oggi tutto sommato se la passano meglio. Buffi, grotteschi, ripugnanti. Una cosa è certa, sotto le loro mossuzze si nasconde la tragica realtà del pick-up, cioè la prostituzione maschile. Vanno a due, come le uova al tegamino, e anche le loro ausiliarie, le anfibiette. Siamo penetrati per voi nella giungla dei morbidi, quella che di pomeriggio è soltanto un giardino di balie. Non è stato facile cogliere questa scena avvilente nella cornice romantica di Villa Borghese. La conclusione sussurrata di un contratto. Filmando avevamo la sensazione di riprendere strane antilopi sensibili al minimo segno di una presenza estranea, pronte ad eclissarsi, a nascondersi. Le antilopi del vizio capovolto. È un rinoceronte fuori serie. Le gazzelle rosa, come i vampiri, non amano la luce del sole. L'aurora comincia a innervosirli, l'alba a spaventarli. Ma la tagliola della vanità cinematografica anche stavolta ha funzionato. Interroghiamoli a rime baciate. Perché girate ancora qua e là mentre l'alba rischiara la città? Ma giriamo e perché? Un po'. È tirato a girare? E perché mai, ragazzi, De Vita, la notte è la vostra preferita? Ci piace la vita notturna. Perché? Perché si vedono cose che il giorno non si possono vedere. Naturalmente anche per la gente. Noi è meglio che giriamo la notte. E dite un po', i colleghi stranieri non vi danno per caso dei pensieri? Mamma mia, poi la colpa viene tutta a noi. Vengo dall'estero a fare depravazione qui a Roma. No, è proprio vero, sai. Madonna mia, figurati. L'hai visto quello coi capelli lunghi? No, capirai, quello la polizia per esempio non dice niente. Io sarò donna, ma quello mi frega. Capere. Scusami il termine, con la fortuna che abbiamo. Ma quello per esempio la polizia non dice niente. Solamente la Rosemary viene a fermare la polizia. Sempre a noi. Ma bravi cuccioloni, raccontate, a Villa Borghese cosa fate? Ah, Villa Borghese, capirai, Villa Borghese so più i maschi che gli altri. Poi i maschi sono quelli magari che coprono e chi c'ha di mezzo siamo noi, ma e voi continuate a sentirvi innocenti? Beh, innocenti, noi siamo magari, diciamo, quelli che non possono coprire ciò che sono. Maschi all'anagrafe, poi figurati, con tutti questi stranieri che vengono qui a Roma, la depressione non viene tutta da loro. Sì, è come la fiatica, no? Proviene tutta dall'estero. L'altro sbaglio invece che ha fatto la Merlin. A chiudere le carte e via così. Corri! Questi sarebbero due buoni centometristi se ci fossero le Olimpiadi dei Capovolti. Finirà per capovolgersi anche lui, vedrete. Per ora si agita, saltella, si rotola, squittisce. Siamo in Calabria, circa 600 chilometri più a sud di Roma e di Villa Borghese. È
Eccolo capovolto. Opla! Nel senso giusto, ma capovolto. La sua è un'antica rappresentazione amorosa, è lo show di uno spasimante, vuole dimostrare alla sua bella che è forte, agile, resistente, buon lavoratore. All'epoca di Antonioni, di Bergman, dell'incomunicabilità e dell'alienazione, questi giovani, se Dio vuole, comunicano ancora come gli scimpanzé. Anche gli scimpanzé, però, debbono fare i conti col parentado. Si parlerà di dote, di terra, di capre, di lenzuola. E tutta la ginnastica del fidanzato può andare a vuoto di fronte a una dozzina di federe in meno o a qualche pecora in più. Per ora i parenti non ci sono. Niente conti, sorrisi, speranze. Dite, dove ci troviamo qua? A Mammoiata, in provincia di Nuoro. Ah, e questi che stanno passando, chi sono? Sono i Mammutones. Come? I Mammutones. E che fanno? Mica è carnevale. No, sono giovani che vogliono accasarsi. Cercano una donna. E come possono trovarla, così combinati? Beh, quando uno vede quella che gli piace, si cava la maschera e le getta al collo una corda. Lei ci può stare oppure no. È libera di scegliere. Dite, è un'usanza molto antica? Di 20 secoli. Ma in antico era una festa di contadini. Si mascheravano. Uno a sorteggio faceva la bestia e gli altri gli davano la caccia. Certo, se dietro una maschera, tanto per dire, c'era uno che aveva qualche vecchio punto da regolare, l'uomo bestia poteva lasciarci anche la pelle. È capitato? È capitato, chissà quante volte. Ma chissà quante volte una ragazza, nonostante la corda al collo, ha detto di no. Aspromonte, invece, le ragazze da marito la corda non la portano precisamente al collo. Questa che dondola vigorosamente mentre va su e giù dichiara a pieni polmoni una grave colpa. Una colpa che le giovani lettrici di Sartre, di Nabokov e della Sagan non le perdoneranno facilmente. Dobbiamo proprio dirlo? Grida che è vergine. Orrore. In un'epoca in cui tante che lo sono come lei si vergognano di dirlo, è una prova di coraggio. Grida anche che è stufa di esserlo, che vuole marito e al più presto possibile. I parenti spingendola fanno coro e la rassicurano così, e tra un anno sull'altalena ci verrai con la panza piena. È in vista un altro italiano come noi. Ma chi ha inventato che nel sud ci sia tanto pudore? La nostra Svezia noi l'abbiamo proprio laggiù, dove d'altra parte sono passate e rimaste per secoli tante popolazioni nordiche dai costumi tutt'altro che timorati. Questi due minuscoli amanti di legno, attratti uno verso l'altro da una specie di elementare filovia, ne sono la dimostrazione. E anche i minori di 18 anni stanno a guardare senza che padri, madri, nonni e nonne ci trovino qualcosa da ridire. In Calabria le lezioni prematrimoniali si danno in piazza a suon di musica con mezzi didattici addirittura meccanici. Non ultimo, l'altalena. Gli italiani però preferiscono altalene senza problemi. Delizie delle partenze estive. Quelle che ogni anno verso Ferragosto i giornali chiamano esodi. Ehi, Lisi, fammi faccio il piacere! Io mi attacco per tricciamento! Ehi, non so con chi parla! Thank you.
agenti di guerra ci hanno rivelato tutti i segreti della ginnastica ferroviaria. È il gran momento dei borsaioli e dei signori dalla mano morta. 100 portafogli spariscono, 100 lividi compaiono. Per raggiungere il mare, gli italiani come noi hanno speso 52 miliardi in una sola stagione. Che fatica il benessere. Nello stesso periodo, 46 miliardi spesi in benzina. E rete di rate su ruote. Paradiso estivo, più purgatorio che paradiso. Sabbia di seconda classe, sole tipo famiglia, mare senza sirene. Ogni italiano come noi va in ferie sperando di fare il nababbo, poi si accorge che il nababbo è soltanto un babbo targato Napoli. Ci si tollera. Qualche volta ci si riconosce. Le minga ragioni al corazza. Io? No. Scusi, mi pareva. Una piccola comunità che è riuscita a procurarsi un posto al sole e tutto sommato non sa che farsene. Era già capitato anche a comunità molto più grandi. Libera chiesa in libero stato. Libere mutande in libera spiaggia. Il pudore è affidato alla mancanza di vento e soprattutto al disinteresse dei vicini. Quando si asciuga sulla spiaggia dopo il bagno a occhi chiusi, a che pensa l'italiano medio? A un amante? A una tavola di roulette? A un safari nel Kenya? Ma che? Per questa mia a 90 giorni data pagherò. Per chi resta in città, mare tascabile. È comodo. Ufficio acqua, acqua ufficio. I milanesi martellati dal soleone trasferiscono sul cemento rovente gli ideali mondani di Saint-Tropez. Il mare nostrum non è il mare loro. Ai ragazzi di periferia basta un fosso. Un ginnasio di fauni, un vivaio di violenza che non ama le intrusioni molto rare del resto. Chi si occupa di loro? Corsi estivi di gentilezza e di garbato linguaggio. I collegi inglesi e svizzeri sono molto lontani da questa marana alla periferia di Roma. Ecco, italianini come noi. Italianini come noi. Italianini come noi. Beh, no. Per una volta tanto ci sia concesso di metterci da parte e di dirvi italianini come voi. Sospetto che il twist sia stato inventato da un proprietario di sala da ballo per farsi lucidare gratis il pavimento. Qualche giovane kamikaze della musica moderna fedele alla consegna lo lucida anche con la schiena. Dal twist al girotondo. Un girotondo d'eccezione. Segreto, antichissimo, geloso. Non è stato facile portarvelo su questo schermo. Sembra un ballo campestre, invece è un sistema di cura. Da noi si usa l'elettroshock, in Sardegna si applica il sesso shock. 21 donne dell'alta Barbagia, collaborando volonterosamente, cercano di guarire in questo modo un vecchio avvelenato dal morso della tarantola. Gli fanno intravedere di scorcio le loro intimità, lo stimolano con parole che farebbero arrossire perfino Anna Magnani.
Si tratta di riattaccare alla vita il vegliardo, ricordandogli gli ardori e le delizie dell'amore, le gioie provate in gioventù, riportando nel suo inverno un po' di lontana primavera. Sette vergini, sette spose e sette vedove. Assortimento completo. Sardegna, a quanto pare, si è scoperto uno sport nuovo, il salto del vecchio. Lo allettano, lo allattano, lo alluttano, perché il paziente potrebbe anche venir meno. Girotondo al Madison. Potremmo anzi chiamarlo morbo di Madison. Malattia di moda. Proviamo a darne una definizione clinica. Sindrome epilettica collettiva e costante ad andamento spasmodico. È favorita da stimoli musicali. È caratterizzata da un accentuato rilassamento dei freni inibitori. Genera espressioni facciali fra la paranoia e il cretinismo precoce. Colpisce di preferenza gli schizzoidi. Gli schizzoidi benestanti, naturalmente. E domani sulla spiaggia. Signorina Marisa, che aria stanca. Fido, ieri ho fatto tanti di quei chilometri. Una bella passeggiata, immagino. Dove è stata di bello? In nessun posto. Ho fatto solo quattro passi. Come quattro passi? E i chilometri? Sì, quattro passi, ma sempre gli stessi. Due avanti, due indietro, per più di un'ora, pensi un po'. Il Madison è un ballo di isolati che si muovono insieme. Anche un ballo può rispecchiare la condizione di una società che, per dirla in termine automobilistico, si sente in folle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Coraggio, ragazzi, fatevi animo. Qualcuno ha scritto che lavorare è stanco. Voi ne sapete finalmente qualche cosa. Ma ne avete ancora per poco. Fra una mezz'oretta suonerà la sirena. Passerete agli spogliatoi e ve ne andrete a casa a distrarvi un po'. Non si distraggono un attimo dalla contemplazione celeste questi frati ammattutini. Non sembra neppure che abbiano lì davanti una macchina da presa, una batteria di riflettori, un regista, un operatore, un segretario di produzione, una squadra di elettricisti. Sono frati cappuccini. Alle barbe candide dei decani si alternano le barbe ancora timide e tenere dei novizi. Giovani barbe che imbiancheranno a loro volta così, nell'isolamento, nella penombra conventuale, nella preghiera. Il mondo è lontano. Qui ne arriva solo un'eco remota. Vivono in una dimensione lontana dalle cose terrene. Sembrano incorporei. Il destino del loro scheletro non li preoccupa, anzi ne prevedono l'utilizzazione ornamentale. Dio è con loro. Ma per gli altri, per milioni di italiani come noi, Dio dov'è? Forse per poco. Basta che fra un minuto sbagli un pallone e la stessa voce gli griderà: cornuto! Rossoneri contro nero azzurri, Inter Milan. Una partitissima, prezzi massimi, incasso record. Gols pochi. Sulla panchina degli allenatori,
Il papà rosso nero e il mago nerazzurro soffrono insieme le stesse ansie. Per i milanesi sono un po' come la Callas e la Tebaldi. Si dimenano, ma non si alzano. Qui chi si alza è perduto. Altri maghi e altri papà sono in agguato. Lo stipendio di un mago è 20 volte quello di un professore universitario. Un miracolo ogni tanto dovrebbe farlo. Visto che non lo fa, glielo facciamo noi. Grazie. Madonna ci sorveglia dall'alto, noi peccatori paganti e gli italiani come noi che la domenica si trasformano in portoghesi, 1200 carabinieri e poliziotti, 200 vigili urbani, 200 dipendenti della federazione gioco calcio, 50 deputati e senatori, 2650 dipendenti del comitato olimpico, 200 orfani di San Giuseppe, 22 giocatori, un arbitro e due segnaline. Gambe d'oro, di platino, piedi di smeraldo, rotule incrostate di perle, lingotti per polpacci, 100, 200, 500 milioni la coppia. Con una gamba del 19enne Rivera si potrebbero comprare 400, 600. Con i due piedi di Suarez, una ventina di appartamenti di lusso. Gambe svedesi, argentine, brasiliane, peruviane, inglesi, spagnole, turche, gambe di italiani come noi. Si chiamavano Attila, Balilla, Bisonte, Veleno, Raggio di Luna, Figlio di Dio. Si chiamano Kamikaze, King John, Piedone, Pantera Nera. Quando ne casca uno, 100.000 italiani saltano in piedi. È l'unica ginnastica che facciamo. Eccoli, arrivano, italiani a ruota libera, ognuno con la sua catena però. Piuttosto instabili nelle amicizie, visto che cambiano continuamente rapporti. Sono gli unici italiani come noi che non si possono spingere in un paese dove, andiamo, una spintarella non si nega a nessuno. Col nome del prodotto scritto sul petto si trascinano dietro frigoriferi, lucidatrici, casse di bibite, quintali di detersivi, file interminabili di salami e di mortadelle. Pedalano sognando l'automobile che hanno lasciato in garage. Qualche volta, se vincono, trovano al traguardo una bella ragazza un po' imbarazzata che li bacia sulla bocca, se c'è la moglie sulla guancia, se c'è anche la suocera sulla fronte. Questi galeotti legati al remo della pubblicità incrementano coi piedi il miracolo economico. Questo miracolo economico. Milioni di automobili che trasportano tonnellate di cambiali da conservare in frigorifero. La produzione non se ne cura. Tira avanti. Una moto leggera ogni 7 minuti, 20 rate ogni moto leggera. Slogan del benessere, più lavoratori, più rate, più lavoratori. È semplice. La massa degli affari ingrossa e il bollettino dei protesti in proporzione. Ma anche la prosperità, come una metropoli, ha un centro e una periferia. Una periferia dove non arrivano commessi viaggiatori. Le cambiali ingialliscono dal tabaccaio e il miracolo è quasi sconosciuto. Senta, lei che ne pensa del miracolo economico? Chi ne sa di un miracolo economico? Del benessere che c'è adesso in Italia. È troppo cara la cosa. Come? È troppo cara la cosa, no? I pascoli. Il latte non si vende o a poco prezzo. Quindi il benessere per lei che cosa significa? Io che ne so. Buongiorno. Buongiorno. Senta, lei ha mai sentito parlare del miracolo economico? Come? Il miracolo economico, il benessere in Italia. Economico? Ne ha sentito parlare? Eh? Ha sentito parlare del benessere? Come? Del benessere! Va diretto! No, il benessere! Il miracolo economico! Miracolo economico? Non ne ha mai sentito parlare? No, no. Ma come, si sta bene oggi in Italia? Si sta bene. Ce ne sono che ci sta anche male, anche. E qui? Qui come si sta?
Come? Come si sta qui? Come si sta? Si sta bene e si sta male. Scusi. Buongiorno. Ha mai sentito parlare del miracolo economico? Sì. E che ne pensa? Sarebbe una cosa buona. Ma qui ce ne sono stati dei riflessi? Io non li ho visti. E lei che ne pensa? Cosa voglio dire? Del miracolo economico. Non so dire cosa, a certi punti ce n'è benessere, a certi punti no. Si sta più male che bene, E lei? Sì, quasi lo stesso. Sì, si trova il benessere e anche il malessere, no? Eppur si muove. Non si sa come, ma si muove. Un italiano su 20 ha l'automobile e minaccia di mettere sotto gli altri 19. Al tempo di Giolitti esportavamo soltanto braccia. L'Italia di Mussolini esportò acqua minerale e fucili, importando 7.000 miliardi di debiti. Oggi facciamo gomma e fertilizzanti per mezza Europa. Forse la signora Singer, di nascosto dal marito, cuce con una macchina di marca italiana. I baronetti inglesi, anche se gli vanno un poco strette, portano le nostre scarpe. Mandiamo riso in Cina, modelli di alta moda a Parigi, film a Hollywood, tappeti in Persia e formaggini dappertutto. Il fatto che alcuni milioni di italiani come noi siano ancora analfabeti non ci spaventa. Stampiamo fotoromanzi a vagoni. Eravamo poverissimi. Poi le cose andarono meglio e diventammo soltanto poveri. Oggi siamo ricchi. La grande maggioranza è ricca solo di fantasia, ma per le statistiche i casi personali non contano. E se non possiamo pagare la bolletta della luce perché siamo in bolletta, ci basta accendere una candela, benedetta naturalmente. Milano, M come miliardo. Panettoni per 16 miliardi all'anno. Dischi per 14 miliardi. La Rinascente, il cui nome è una delle opere più durature di Gabriele D'Annunzio, incassa annualmente 100 miliardi. Milano, M come mamma, marmellata, mortadella, merenda. Milano, M come Matera, Modica, Messina e Mare Chiaro. 684 meridionali e mezzo al giorno in arrivo sul binario numero 4. Il cielo illumina le altre città d'Italia. Milano illumina il cielo. Scala a chiocciola, nebulosa rossa, dolci regali, passeggiata, baldacchino, stella d'argento, auguri a tutto il mondo. Non sono titoli di canzoni presentate a Sanremo, ma titoli delle luminarie natalizie nell'anno del miracolo. È un'opera di Luci Caduca, ma dietro c'è il peso del calcestruzzo. Dà un'idea di un Natale permanente, faraonico. Milano, il suo boom, l'ha voluto senza contatore. Una specie di gigantesco visone luminoso fra le cui pieghe si annidano pubblicità per le bibite, le confezioni, i detersivi. Molti milanesi alzano il naso con l'aria di rimpiangere le lucciolate natalizie di una volta. Passatismi, inesperienze, nostalgie puerili. Come se un americano di fronte alla sedia elettrica rimpiangesse il seggiolone. Milano, M come miracolo. È più facile che un cammello passi dalla cruna di un ago che una macchina da presa dalle porte della Scala. Ma italiani come noi, quando ci si mettono, ce la fanno. Lo spettacolo però comincia fuori, molto prima che il maestro salga sul podio e si alzi il sipario. Comincia dagli arrivi. Comincia dall'apparizione delle fuoriserie sotto lo sguardo di insorbienti solenni al cospetto di una folla che fa la quasi riverente. Comincia dall'apparizione delle toilette, delle acconciature, dei diademi, dei diamanti, dei rubini, dei mariti che pensano ai conti, delle contesse che dal canto loro non pensano ai mariti o ci pensano un po' pochino.
mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale. Alla Scala di Milano si sale sempre. Anche qui però non mancano le amarezze. Le signore del miracolo, per esempio, non possono sfoggiare tutti i loro gioielli perché c'è sempre un agente delle tasse in agguato, magari travestito da comparsa del trovatore. Dietro le quinte un esercito di modellisti, di sarti famosi, di orefici, di parrucchieri con la remoscia, di celebri calzolai, di massaggiatori e di estetisti. Chilometri di raso, damigiane d'acqua di Colonia, una quantità di situazioni piccanti e talvolta un po' rischiose. Dal melodramma al dramma il passo è breve. C'è solo un modo di salvarsi, la commedia. Una commedia a base di pettegolezzi, civetterie, sottintesi mondani, allusioni e illusioni. Nel ridotto della Scala, tra un atto e l'altro, ci si incontra come in via Monte Napoleone, il salotto della città, all'ora dell'aperitivo. La Ferrari è sempre una gran bella macchina. Vuoi mettere un bello lume alto? Lui dice passo, io dico cibo. Ma no, anche Paraggi è diventato un carnaio. Ma va, figurati, ha perduto tanti di quei danni a scemente per che a Sanremo lo chiamano lo scemonte per. Ti immagini se se ne accorge Bubi? Penso un poco se lo viene a sapere la Cicci. Fortuna che Bubi e la Cicci non se ne sono accorti, poveri cari. Il ridotto della Scala è sempre pieno di poveri cari che non si sa quanto siano cari ai poveri. Ma non bisogna dimenticare fra queste frivolezze che la Scala è a due passi dalla Banca Commerciale. Gli scaligeri infatti comprano 2 miliardi e 57 milioni di profumi all'anno. Possiedono 112 aerei privati, hanno 548 yacht. Spendono per una prima importante quello che un bracciante meridionale guadagna in 10 anni o poco meno. Italianoni come noi. Scendiamo la Scala, giù fino in Lucania, in un paesino a 40 chilometri da Potenza. È la festa del santo patrono, San Valentino. Festa per tutti, meno che per i conigli. Lo spettacolo non è edificante, tutt'altro. Mentre il coniglio aspetta trepidante la sua morte fulminea, questi congiurati della crudeltà senza rischio fanno la conta per decidere chi sarà di volta in volta l'esecutore. La falce per tagliare il grano vi perde il suo candore campestre. Si sporca di sangue innocente. Le teste cadono una dopo l'altra. I lunghi baffi hanno un ultimo fremito. Attorno i devoti di San Valentino si eccitano. Fanno gazzarra, sono italiani come noi, anche loro. Troppo comodo ignorarli. Coraggio, guardiamoli. Costumi incivili, abitudini barbare, si dirà. D'accordo. Sono tradizioni selvagge che i padri tramandano ai figli da secoli. Ma se nessuno ha educato i padri, come possono i padri educare i figli? Il compito di educare gli uni e gli altri spetterebbe ai padri della patria, ai politici. Ma i politici non si interessano di conigli. I conigli tanto non votano. Thank you.
la nostra umanità, non crediate, molto simile a quei poveri conigli trepidanti di poco fa. Ci sentiamo spesso anche noi sospesi a un filo, circondati da qualcosa di oscuro e minaccioso. Perché? Forse riusciranno a darci una risposta questi uomini di buona volontà, padri e pastori della Chiesa, giunti a Roma da ogni parte del mondo, dai quattro punti cardinali, proprio per chiarire assieme i problemi più inquietanti del nostro tempo. Il concilio ecumenico è aperto. I presuli convocati dal pontefice si avviano gravemente ai loro lavori. L'Italia, l'abbiamo detto, è piena di contrasti, anche in materia di fede. C'è chi bisbiglia e chi urla, chi prega col cuore e chi coi muscoli. C'è chi piange e chi suda. Qui a Viterbo, il giorno di Santa Rosa, la devozione si confonde col sollevamento pesi. La torre costruita in onore della Santa è alta 30 metri e pesa alcune tonnellate. Scivola attraverso la città su un tappeto di schiene volenterose. Ci si dà il cambio ogni tanti metri. La folla freme. Qualcuno piegato dalla fatica cade. La torre mistica oscilla paurosamente. La folla ondeggia, grida, si ritrae. Per un momento il timore di un incidente è più forte della fede. Il pericolo è scongiurato. La torre riparte, sollevata da schiene fresche. Madri, spose e fidanzate sono orgogliose dei loro facchini celesti. Lassù Santa Rosa sorride nell'ombra. In Sicilia, una volta tanto, tutto è molto più leggero e più allegro. Sembra di essere in un angolo del Giappone, dove tutto si fa con la carta, meno i cannoni. Un elefante azzurro vola in cielo. Oh. Lo segue un angelo che forse porta la bolletta di spedizione. Oh! Candore, meraviglia, innocenza. Questi sono gli aquiloni del Signore. Sono estremamente fragili, ma forse dal punto di vista della pura fede hanno più peso del bronzo, del marmo e del travertino. Quando l'italiano non va in corteo, va in processione. Ma in tutti e due i casi si documenta, non si sa mai, nero sul bianco. Anche una fotografia è un pezzo di carta. Pronto? Prego, non sorrida. Fatto, grazie. Ma qui dove siamo? A 15 chilometri da Roma, al santuario del Divino Amore. L'arrivo di un monsignore apre pacatamente la festa che si concluderà in una specie di aggressione in massa all'amore divino. Qui le ginocchia fanno le spese dell'anima. Qui miliardi di bacilli indicano la via del paradiso. Si confessano ad alta voce. Tutti? Proprio tutti? Che pretese? Quelli che possono essere ascoltati anche dai carabinieri di servizio. H, nisciuno è fesso, grida Pulcinella.
è discutibile. Quello che è certo è che a Piedigrotta pochi sono veramente allegri e pochi si divertono davvero. Per i napoletani questa vecchia festa è una specie di officina. Mandolini, chitarre, triche ballacche, scete vaiasse e putipù sono per loro quello che per i torinesi sono i cacciavite, le chiavi inglesi, i trapani e le morse. Ferri del mestiere e niente di più. Nel settembre del 1860, quando arrivò a Napoli, Garibaldi per prima cosa fu portato a Piedigrotta in carrozza. Il generale credette che la festa fosse organizzata in suo onore. Ma anche davanti al re Franceschiello i napoletani avrebbero pazziato allo stesso modo. Feste, farina e forche. Queste tre F erano lo slogan dei Borboni. Il popolo rispondeva al suo re con altre tre F. Francesco, vedente, fesso. Di F in F arrivò il fascismo, i federali, i feldmarescialli, le fucilazioni, i filippini, i fachiri, la Federconsorsi, la Federpesce, perfino la Federcoralli. Ma i napoletani sono rimasti gli stessi, operai della canzone e dell'allegria che mentre i turisti si divertono, pensano ai casi loro. Assieme agli uomini, in questo allegro corteo, marciano migliaia di polizze del Monte di Pietà e del Giuoco del Lotto, le pezze d'appoggio di una preoccupazione economica che esclude ogni reale spensieratezza. Quando arrivano le mazzate l'ambiente si riscalda, anche se i manganelli sono di plastica. A questo punto il bilancio quadra. Uno a te, uno a me, uno a Cicillo, uno a Gennarino. Chi ha dato, ha dato, ha dato. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto. Anche i sindaci della città si regolano più o meno così. Poi su tutti girandole, mortaretti, razzi e castagnoli. Fuochi artificiali per l'allegria artificiale di un popolo che da molti secoli combatte per vivere e sopravvivere alla giornata. Un popolo che durante la guerra, per mesi e mesi, quasi ogni notte, vide il suo cielo illuminato a giorno da ben altri razzi, mentre le bombe scrosciavano dovunque, anche su Piedigrotta, a centinaia. Sono Anillo Perfetto, figlio del fu Salvatore Perfetto. Questa fabbrica è fondata dal 1806 dal mio nonno, dal mio prononno, fino... Ci sono uomini che faticano e soffrono anche dietro le comete variopinte di Piedigrotta. Artigiani che si tramandano il mestiere di padre in figlio, che tagliano e cuciono le toilette del cielo. Il cielo non si veste da Schubert o da Balmain, ha i suoi piccoli sarti nei borghi più nascosti del meridione. I manovali dello stupore, i braccianti del sogno. Italiani come noi, gente che in fondo qualunque cosa faccia ci crede, che può restare ferita, mutilata, perfino perdere la vita, mentre prepara le comete rosse, verdi e gialle che durano un secondo. Ma comunque siamo abituati talmente che non ci fa impressione niente. Il nostro orgoglio solo di portare quel nome che i nostri internati ci hanno lasciato e che noi continuiamo fino alla morte. Faccio questo mestiere con molta passione, con molto orgoglio, perché dal prodotto chimico si dà dei mille colori. Questi mille colori che dà la soddisfazione all'artista veramente di essere un chimico nel lavoro pirotecnico. Lavori pirotecnici si possono fare anche dei lavori artistici, dei lavori mosaici, dei lavori, diciamo così, scultura. Anche la scultura si può fare dal lavoro pirotecnico. Anzi, sono pochi giorni che mi è arrivato questo bergamino in carica onorifica della Repubblica Italiana. Anche la gloria, qualche volta, può essere artificiale. Una sola categoria di persone trova che gli uomini importanti non sono mai abbastanza. Gli scultori. Le nostre città, i nostri paesi, i nostri villaggi sono pieni di italiani come noi, di bronzo, di marmo, magari di gesso, che sono riusciti ad arrampicarsi su un piedistallo. E non scendono più.
A meno che qualche volta faccia storico non li riporti bruscamente a pian terreno. Italiani in piedi, a cavallo, pensosi, sprezzanti, chiomati, giovani e vecchi, tutti li trattano con rispetto, meno i piccioni. Ecco, solenni ma senza braccia. Sono gli unici italiani come noi vicino ai quali si possa lasciare tranquillamente un portafoglio. Ci guardano senza vederci, ci ascoltano senza sentirci. Quanto bronzo e quanto marmo hanno dedicato gli italiani a Garibaldi. Certo, tutto il bronzo che non diedero a Garibaldi per i suoi cannoni e tutto il marmo che non ebbe per la sua casa di Caprera. Ma gli uomini invecchiano molto prima dei monumenti. Il Garibaldi delle piazze è un robusto cinquantenne che ha figli e nipoti quasi centenari. Sono rughe o cicatrici? I segni del valore e quelli della vecchiaia si confondono. Si zoppica per una vecchia pallottola come per un reumatismo. Simpatici vecchietti. Il mito di Garibaldi per gli italiani come noi è indistruttibile. Potrebbe averlo immaginato Salgari. È imparentato con Sandokan e con Yanez. La moglie Anita, intrepida e corvina, somiglia a Yolanda, la figlia del corsaro nero. I suoi fedeli si avventavano sul nemico come i tigrotti di Monprasen. Qui si fa l'Italia o si muore. E molti morirono bene, anche se l'Italia la fecero male. Molti italiani come noi non hanno ancora capito che è più difficile vivere bene che morire bene. La retorica della cosiddetta bella morte è una delle malattie croniche più diffuse in Italia. Si trasmette attraverso le generazioni, dal nonno al padre, dal padre al nipote. Buonasera, Marzio Ciano, come sta? E non c'è male. Senta, lei ha visto il film Il processo di Verona? Metà. E perché solo metà? Mi sono risparmiato la scena della fucilazione. La capisco. Lei quanti anni ha? Io ne ho 25. È nato nel 1900... 37. Cioè? Vediamo, l'anno dopo la proclamazione dell'impero. Direi l'anno dopo, sì, ha ragione, sì. Dica un po', che ne pensa della politica in generale? Della politica? In generale, sì. La politica in genere mi fa assolutamente schifo. La risposta è un po' recisa. Comunque, ciascuno ha le proprie opinioni. Lei è contento d'essere italiano? No, assolutamente. E se non fosse italiano, cosa vorrebbe essere? Vorrei essere arabo, guardi. Però lei ha omesso una domanda. Quale? Quella come giudico gli italiani. Gliela faccio ora. Come giudica gli italiani? Giudico gli italiani in questa maniera. Gli italiani sono dei fetenti in quanto hanno idolatrato per 20 anni una persona e hanno sputato sopra della stessa persona a piazzare Loreto. Beh, questa persona era suo nonno. Appunto, per questo che glielo dico. Attualmente lei milita in un partito politico? Io no, aspetti, le voglio rispondere. Sì, io milito nel movimento sociale del quale sono un convinto. E sono stato segretario della sezione Parioli per circa 3 mesi. Una sezione snob? No, non è una sezione snob, guardi, perché alla sezione Parioli ci sono gli imbianchini, ci sono, i portalettere, ci sono altra gente. Lei non creda che alla sezione Parioli ci siano solo i figli di Borghese o i figli di Marsanic o i figli di tutti quelli che dicono gli aristocratici, non è vero, perché la signora Parole lo saprà meglio di me, ci sono più voti monarchici che voti del movimento sociale, per cui... E ora una prima domanda d'appello. Lei è contento di essere italiano? No, gliel'ho già detto 20 volte, guardi. Repetita Juvent, giustissimo. Seconda domanda d'appello. Se lei non fosse italiano, di che paese vorrebbe essere? Non voglio dire quello che penso. Ma vorrei essere di qualsiasi paese fuorché d'Italia. Gli ho già detto arabo, siccome lei mi ha guardato malissimo. Per cui a un certo momento le posso dire, non dico israelita, ma un altro paese qualsiasi. Strana posizione, quella dell'orfano di Galeazzo. Si scalda a una fiamma tricolore e disprezza tanto gli italiani. È mai possibile che voglia sinceramente migliorare questa Italia che non ama? Tutti, da diversi punti di vista, ci promisero e promettono di migliorarla. I manifesti elettorali sono promesse di carta che ingialliscono presto alla luce cruda della realtà. Il
socialismo in Italia è un genere di largo consumo come la salsa di pomodoro, che infatti è rossa. Dio e popolo, andiamo verso il popolo d'Italia, il popolo di Roma, la Gazzetta del Popolo, il popolo. Nessun popolo al mondo si sente più popolo di noi. 40 anni fa i partiti del popolo ebbero come avversario il Partito Popolare. Avanti popolo alla riscossa! In realtà più che scuotere, ci piace riscuotere. In questo senso abbiamo progredito. Sotto la Repubblica di Salò gli italiani ebbero la decima. Oggi hanno la tredicesima. Anche quelli che erano nella decima. Se voti Nenni, gioie perenni, Togliatti eletto, piange il prefetto. Solo Fanfani pensa al domani, nobili e belli votan Covelli, Napoli in festa con Lauro in testa. La Malfa dice sarai felice, gira e rigira meglio la pira, con Malagodi ti paghi chiodi, per Mussolini c'è Michelini, che bella cosa se voti rosa, per lo spettacolo Folchi è un miracolo, Pella promette 100 cosette, Scelba promette 1000 manette. Cervelli sopraffini. Quando parlano, lasciano le folle a bocca aperta. Anche loro qualche volta restano a bocca aperta dal dentista. Protesi verso il domani con le protesi di ieri. E baci per tutti. Baci cinematografici, baci sportivi, baci politici, baci teatrali, baci mondani. Ma sono baci o sono morsi col silenziatore? In un paese come il nostro, dove il reddito individuale è ancora così basso, anche chi è nato per mordere prima o poi finisce col baciare o si adatta a lasciarsi baciare. Tutto sta a mettersi d'accordo sul prezzo. Questa fattucchiera di Ardore in Calabria non avrebbe molte probabilità di vendere i suoi baci. Vende quelli del suo serpente portafortuna. Lei ci campa, lui ci crede, il serpente non lo sa. I santi, che anche qui sono di casa, lasciano correre. La mia stima Vergine Maria, San Paolo mi guarda e mi scansa. Come guardavo e scansarlo qui da lì, mi guarda e mi scansa voi e tutta la vostra compagnia. Paolo benedetto, il vostro braccio è dritto e dell'inferno si soffre le porte. Liberanza come liberaste per Rodaria, libera sta famiglia. Sono millenni che il serpente e la donna si strizzano l'occhio. Cominciarono nel paradiso terrestre e Adamo stava a guardare. Il serpente sibila, Miss, Miss. Eva risponde, sì, sì. E il concorso per l'elezione di Miss Italia è fatto. Abbiamo la donna magistrato, la donna avvocato, la donna deputato, perfino la donna poliziotto. Qui torniamo alla donna donna. Bellezza e geometria, seduzione e matematica, tanto di vita, tanto di torace, tanto di peso e di altezza. Tante mamme dietro le quinte che si agitano e si consumano in attesa che la giuria si pronunci. Non è soltanto una questione di vanità. Dietro la Miss c'è la mamma. Dietro la mamma c'è la famiglia. Dietro la famiglia ci può essere un produttore cinematografico. Dietro il quale c'è la produzione. Tante fuoriserie, tanti bei mobili, tante lenzuola di seta, tanti gioielli. E dietro c'è il papà. Tanti papà. Nessuno li conosce. Nessuno li ha mai visti. Chi li ha visti non se li ricorda. L'Italia è un paese di mamme. I papà sono uomini tutti d'un pezzo che mandano avanti i due pezzi. Da queste passerelle sono uscite la Bosè, la Pampanini, la Lollobrigida, la Mangano, la Rossi Drago, Sofia Loren. Ponti più che passerelle. Ponti d'oro. Queste, comunque, ponti o no, vogliono saltare il fosso. Se non son belle, lo diventeranno. Se non ci riusciranno, ce le dimenticheremo. Come si dimenticano regolarmente i papà. Prima delle rose, i boccioli. Non importa annaffiarli. Si annaffiano da sé. Spesso e volentieri. Bisogna solo incartarli. Circa un secolo fa un re Borbone decise di aprire una volta l'anno i giardini della reggia ai figli del popolo
purché si presentassero ben vestiti. Le madri napoletane non avevano molta stoffa per vestire i loro piccoli, ma per fortuna avevano la stoffa delle improvvisatrici. Li vestirono di carta. I re passano, la carta resta. I bambini crescono col prezzo della stoffa. Solo me ne vo per la città, solo me ne vado a far pipì. Nei momenti più impegnativi della vita, gli uomini restano sempre soli. Ricordalo, piccino, soli contro tutti. Come il saracino d'Arezzo. Buccine, damaschi, cappelli alla Lambertuccio. Coprono le trombe, si levano i mori. Sembra impossibile, ma gli antenati dell'onorevole Fanfani si vestivano così. E anche allora c'era un moro che gira e rigira, restava sempre in piedi. Al tempo del razzo, la storia è un razzo ad Arezzo. Cose che fanno ridere i polli? Non si direbbe. Questi polli italiani come noi preferirebbero una sbrigativa massaia ai prodi cavalieri pugliesi e li caricano senza pietà. È festa grande, ci sono tutti. Forse anche il fiduciario della società protettrice degli animali, in incognito. Anche per chi ha coppa, c'è una coppa. Un diluvio di coppe e di trofei. Il cinema ci affoga. Leone d'oro, vela d'oro, palma d'oro, concia d'oro, rododendri d'oro, noci d'oro, oro pro nobis. Piove oro dappertutto. A Cannes, a Berlino, a Locarno, San Sebastiano, Carlo Vivari, Mar del Plata, Vancouver, Acapulco, Mosca, Cork, San Francisco, Genova, Firenze, Bergamo, Trento, Spoleto, Bordighera, Taormina, Porretta Terme. A Venezia, vento per chi ha vinto, ahimè. Le correnti critiche diventano correnti d'aria. La pubblicità va via col vento. Il vento non sa leggere. Il cinema, oggigiorno, è proprio un fatto di cultura? Certo, mette a nudo i problemi più interessanti del nostro tempo. Forse non è più un fatto di forma, ma una questione di forme. Studia molto da vicino la condizione umana. È un incontro fra celluloide e cellulite. È un vasto complesso di camere oscure, è una combinazione magica di visioni e di visoni, di proiettori e di protettori, di pelle e di pellicola. Il molleggio trova il noleggio, i divani le divine, le bobine le bambine. Una volta si chiamava arte muta, oggi più che altro è un'arte fredda. C'è il cammino della speranza, c'è il viale del tramonto. Questa aspirante diva per ora è sul viale della polmonite, aspira a un'aspirina. Un colpo d'obiettivo può diventare un grosso colpo. Solo gli arrivati fingono di sottrarsi ai fotografi. Ma ormai la loro vita appartiene a tutti meno che a loro e gli italiani come noi prendono a modello gli italiani come loro. Cercano di imitarne lo sguardo, il passo, la voce. L'uomo qualunque naviga guardando le stelle e le stelle non lo stanno a guardare. I principi sposano le dive, i ministri le ossequiano, i capi di Stato le ricevono, il pubblico le paga. Quando cerca di vederne una gratis,
finalmente in cassa. Gomitate, calci negli stinchi, ginocchiate, pestate di piedi, dita negli occhi e contravvenzioni. Sono le grandi occasioni in cui i vigili urbani diventano fieramente inurbani. La diva, a forza di spinte, arriva al premio. In Italia è tutto un premere e premiare. Chi si ferma è premiato. Abbiamo le più sconosciute celebrità del mondo. Il passante prima le applaude, poi si informa dal vicino. Ma chi è? La gloria va presa di petto. Non è più questione di senno, è questione di seno. Che profilo le bambino, come stai? Stai bene, sì, sì, sì. Buonasera. Buonasera. Che schifo. Che bella festa. Che bella festa. Allora, Sofì, qua premiano tutti, premiano. Premiano tutti. Che femmine. È contento. Buonasera, buonasera. No, non c'è mio figlio Luigi. Sì, non è stato premiato, non lo premiano mai. No, no. E mo che facciamo? Mo me ne vado. Carissimi! No, davvero, dai. Buonasera, sì, sono qua. Sì, guardatemi. Che bellezza sta fuori. Sì, riamba più, sono qua ancora, sì, col mostro. Roberta? Io sono io con Franca qua. Ciao. Che gioia, ragazzi. Ma questi che vanno, mo, da noi? Scusa. Ade, Delia, arriva. Tu bella tu. Grazie. Sì, sì. Hanno mosso. Qui a Bagnara, in Calabria, i treni di lusso della pubblicità non fermano. Fermano solo gli accelerati del lavoro. La fatica di queste donne non fa notizia. I loro uomini sono emigrati. Le case del paese sono continuamente minacciate dalle frane. Sembra che anche la montagna voglia partire alla ricerca di un mondo migliore. Solo una cintura di pietra può trattenerla. Altissima e grigia. Assurda per chi non è di Bagnara. Queste donne vivono in una specie di limbo, senza tempo. 1963, anno zero. Lavorano in silenzio. Il loro va e viene incessante somiglia a quello delle formiche. Ma portano briciole di sasso che pesano decine di chili. Qui veramente le parole sono pietre. Il muro che nasce così giorno per giorno è un lungo discorso. Ma per milioni di italiani come noi è tutto un altro discorso. Altri italiani, altre case. Le prigioni diventano verticali, allungano il collo come le giraffe in cerca d'aria, di luce, di spazio. Ignorano le antiche pietre. Sono fatte di materiali levigati, sintetici, inossidabili, lavabili, intercambiabili. Vetro, cemento, cementite, vetro-cemento, legno-vetro, vetro-flex, cementol, linoleum, formica, ondolux, heliocell, primavil, evostick, celiplast, sicofon, domoket. Un pulsante per il caldo, un pulsante per il freddo. La condizione umana diventa condizionata. Le piramidi, trasformate in parallelepipedi, servono ai vivi. Ma dietro all'heliocell e al celiplast, le scartoffie invecchiano lo stesso. Milioni di domande senza risposta e di pratiche in evase. Tutto corre meno i ricorsi. I veri ricorsi storici in Italia sono quelli archiviati. Facciate d'oro contro il sole. Un sole che forse è fatto di plasto. Intanto
tanto al sud, dove il sole è rimasto o sole mio, i ragazzi, anziché andare a scuola, impastano argilla. Pigiano il fango come laggiù a settembre si pigia l'uva nei pini. Il mulo vive in famiglia. La famiglia, in una penombra da caverna, mastica senza allegria più o meno le stesse cose che dà da mangiare al suo mulo. I bambini non hanno sogni. Se sognano, sognano ad occhi aperti. E qualche volta anche a pagamento. Per dare un po' di speranza a quegli italiani come noi che da secoli vivono di pane e sogni. Vanno bene in produzione, sì, però vanno a lunga. Questo bambino dodicenne è l'orfano di una maga. Siamo a Petiglia Policastro, in Calabria. Aria di mare e di antichi miti. Anche qui non è stato facile registrare le oscure parole che il ragazzo continua a vendere come sua madre. Signore, per piacere, hai detto le due messe? Sì. Allora, dicendo le due messe che hai detto, sì, vera in replicazione di una cosa teoborica nella testa sua che non si regge per due o tre giorni. Va bene. Però poi andò tutto quanto in modo. Nel meridione d'Italia i confini fra paganesimo e cattolicesimo sono fragili. Gli stessi ex voto che si appendono in chiesa per grazia ricevuta si appendono in casa di un mago. Si guardano con la stessa devozione gli angeli del cielo e quelli che fanno miracoli in terra. Le ali candide di un cherubino valgono le mani sporche di un ragazzo fatato che gioca a mosca cieca con l'avvenire dei suoi docili clienti. Questa fotografia, che cosa è accaduto nella giornata, come va il suo lavoro? Senti signora, per il suo lavoro a dire che ci va male no, però c'è sempre una confusione da parte sua. Ma c'è un'anima che le va in tutta, che cosa? Beh, l'anima c'è. Che... un avvenire che spesso è nero, come le unghie della mano che fa da grata al suo misterioso confessionale. L'immagine della madre lo vigila e lo ispira dall'ombra. Al sole, invece, le magie si compiono in un modo tutto diverso. Niente più mistero. Le sibille lavorano senza veli. Predicono un futuro roseo, non come i loro pensieri, ma come la loro carne. Un avvenire in cui gli arti conteranno più dell'arte. Anche per gli italiani come noi è finita la lunga stagione del pudore. Ci siamo vantati per secoli delle nostre scoperte, ora finalmente ci scopriamo. Per secoli i nostri pittori hanno dipinto donne nude, ora finalmente le nostre donne sono nude dipinte. E i nostri pittori fanno dell'astrattismo lasciando in libertà le modelle. Belli o brutti si spogliano tutti. 40 secoli fa, uno spettacolo come questo per poco non mandò a monte la crociera organizzata da Ulisse, precursore del turismo mediterraneo, ma quelle sirene cantavano. Ulisse salvò i suoi compagni con la cera nelle orecchie. Queste non cantano. Dove ce la mettiamo la cera? Turbe di sesso non turbano più. Dopo lunghe e tormentose agitazioni politiche, sindacali e sociali, gli italiani hanno conquistato il diritto al nudo collettivo. La battaglia è stata dura. Anno per anno abbiamo smantellato come fortezze milioni di busti, mutandoni, sottanoni, camicioni, panciotti, sottovesti e sottosottane. E finalmente, l'ultima battaglia del risorgimento l'abbiamo combattuta per liberarci l'ombelico. L'Italia si è desta! Si è spogliata e ha fatto dietro front, prima ancora di fare front sinistro. I potenti della Terra controllano l'energia atomica, noi contiamo sull'energia anatomica. Mezzo secolo fa bastava una caviglia femminile a scatenarci, oggi non ci incatena più neppure un'inguine.
Siamo sulla buona strada. Se continua così, le radiografie diventeranno cartoline pornografiche e avremo le contravvenzioni per omaggio al pudore. Non sarà un paradosso. Siamo un popolo che da secoli dà volentieri spettacolo di sé, anche nel dolore. Anche nel dolore più lancinante, supremo. Quello della morte. Queste prefiche dell'estremo meridione sono professioniste del dolore, operaie del lutto. Sono pagate per piangere. I loro lamenti, le loro lacrime hanno una tariffa. La loro recitazione è tuttavia così antica e potente da riscattare una finzione che rischia il grottesco e potrebbe offenderci. Sono vecchie donne, vecchie madri, hanno pianto sul serio anche loro chissà quante volte. Per questo la loro rappresentazione conserva qualcosa di poetico, di sacro, di sincero. Così in Lucania si celebra la morte di un italiano come noi. Però io, mio figliolo, io ti aspetterò fino alle 3. Quando io vedrò che tu non vieni, correrò a cercarti nell'orto e nel cortile. Io ti aspetterò, io, mio figliolo, io ti aspetterò fino alle 5. Quando io vedrò che tu non vieni, correrò a cercarti da tutti i parenti. Io ti aspetterò, io, mio figliolo, io ti aspetterò fino alle 9. Quando io vedrò che tu non vieni, io perderò ogni speranza. E se vedrò che tu non vieni, alle 10 hai da vedere. Alle 10 sarò divenuta terra, terra, terra da seminarvi. Io ti aspetterò, io, mio figliolo, io ti aspetterò fino all'anno. E quando io vedrò che tu non vieni, annerirò come... Lunga 1500 chilometri e 3000 anni. La nostra terra varia, illogica, amata e calunniata, decrepita e acerba, patria di tutti e di nessuno, povera e miliardaria, fatta di passati remoti e di participi futuri, di busti e di bustarelle, di compensi e di scompensi, di cose che fanno ridere e di ruderi che fanno pensare. Il paese dove tutto quello che non è proibito è obbligatorio. Dove è obbligatorio fare tutto ciò che è proibito sentirsi obbligati a qualche cosa. Tutti ci sono passati, tutti potendo se ne sono andati, tutti potendo ci ritornano. Cara sventata Italia, che ha mandato conquistatori in tutto il mondo e si è sempre lasciata conquistare. Cara Italia, pazza e saggia, studiosa e analfabeta, ribelle e codina, Italia degli esercizi spirituali e della lupara, dove gli spaghetti sono di rigore e la civiltà è facoltativa. Terra di uomini che credono a un discorso piacevole e non credono a una spiacevole realtà. Tutto da fare o da rifare. Chissà quanti italiani come noi diranno che anche questo film sarebbe da rifare. È vero, si potrebbe rifare in tanti modi. L'Italia è come un antico teatro. Tutti attori, tutti spettatori, tutti suggeritori. E lo spettacolo in questo nostro antico teatro può continuare.
E voi? Come mai arrivate ora così di corsa col fiatone? Ah, volevate entrare nel film, spiacenti. Il film purtroppo è finito. Ma per premiare il vostro slancio, un posto ve lo troviamo lo stesso. Sotto i titoli di coda. È destino che capitiate sempre sotto i titoli. Beh, pazienza. Speriamo che vada meglio un'altra volta.